Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial speciale e introduttivo al mondo della programmazione Swift alla versione 4.2. In questo tutorial e in questa serie di tutorial che farò sul mondo della programmazione Apple, sul linguaggio di programmazione Swift, affronterai tutto quello che riguarda dalle basi del linguaggio di programmazione in poi su come creare delle applicazioni, ma in questo caso non proprio applicazioni, ma come sviluppare, creare dei codici, semplici codici tipo creare delle funzioni che ti dicono say hello e ti stampa, ti ridà come risultato una stringa e ti dà qualcosa tipo ciao Tim Cook, a cose più complesse tipo le tuple, un insieme di valori all'interno di una variabile che poi puoi aggiungere anche in altre parti, in altri contesti, funzioni con più ritorno, con multiple return, e poi per esempio farai generics, gli array, cioè te la sto dicendo in generale, però per farti vedere una demo, cioè più che una demo adesso è un'introduzione, io vado nel finder, questa è la playlist dove gestisco i miei video, ecco, qui faremo la prima introduzione del Swift, questo è uno sneak peek di tutto quello che affronterai. Ma fare introduzione al linguaggio Swift, dove infatti in questo video ti farò un'introduzione generale di tutto quello che riguarda il mondo Swift e le fonti, le risorse dove potrai apprendere, conoscere e diciamo approfondire al meglio tutto quello che vorrai. Io ti darò le risorse, ti lascerò il link in descrizione di tutto quello che potrai apprendere. Iniziando, inizierai di conseguenza con le basi, dopo questo tutorial, dopo questa introduzione, dopo questo video, affronterai le basi, quindi tutto quello che riguarda le basi, poi le variabili e le costanti, anzi più che le basi, sì, diciamo le basi, questa è un'introduzione, non scriveremo tanto il codice, ho aperto Discord, ma questa è proprio un'introduzione storico e livello educativo, diciamo, a quello che tu farai, quindi introduzione al linguaggio Swift. Poi le basi, qui inizierai a fare le basi, quindi le variabili e le costanti, a seguire le classi, gli array e i dictionary, quindi gli insiemi di valori, tipo un insieme di caratteri, tipo una stringa, un insieme di caratteri, quindi un array di caratteri, per fare una breve. Tipo un array può essere un array di contatti, una lista di contatti che è sull'applicazione Contatti sul tuo iPhone, o i dizionari. Una coppia che sono coppie chiave valore e anche quello lo vedremo più avanti. Poi le stringhe, le stringhe sono proprio le stringhe testuali, il testo, quindi il nome del contatto, per esempio, che c'è nella cella, nella row, nella table view, a sua volta nella table view. Poi i numeri, integer, float, quindi valori a 32 bit e a 64 bit, single e double precision, single e double precision. I bool, le condizioni, quindi true o false, se una condizione si verifica, quindi se something, if something è uguale a true, cioè se qualcosa si verifica, fai qualcosa, in caso contrario, fai qualcos'altro. I bool sono proprio bool, scritto proprio così, che poi tu lo puoi dedicare esplicitamente o implicitamente, e anche questo lo vedremo nel prossimo tutorial, nel prossimo video tutorial, dove proprio affronterai le basi, quindi diciamo ti spiegherò a breve tutto questo qua, il tutto, ma sulla leggera, non proprio molto dettagliata, e poi inizierai a seguire tutti gli altri tutorial che cerco di farli giorno a giorno, così almeno fai tutti questi tutorial o un giorno sì, un giorno no, ma comunque ti offrirò questi tutorial, questa playlist aggiornata dedicata al linguaggio Swift 4.2, versione 4.2. Stringhe, numeri, bool, poi cicli, quindi infatti come viene detto qui, bool, un ciclo è uguale, viene aggiunto una condizione può essere se per esempio sei maggiorenne puoi accedere al locale o puoi bere determinati alcolici o determinate cose, per fare un esempio. Se is 18, cioè se sei maggiorenne, allora la condizione è che puoi fare quello che ti ho detto. Che fai quello che ti ho detto in precedenza, per esempio, per fare degli esempi astratti, differenti da qui, ma in modo reale, ecco, ambientati realmente, e che poi la programmazione si ambienta nel mondo reale, tipo in un sistema, in un database, o tipo tu entri in un locale e
ti registri un sito, per esempio un sito dove richiede almeno di essere maggiorenni per giocare determinati giochi, ecco, e online, o anche lo stesso esempio, ma facciamo questo esempio, tu sei in un sito online dove puoi giocare a giochi, però per registrarti, per giocare a determinati giochi devi avere l'età maggiore di 18, maggiore o uguale di 18. Se è così, puoi giocare a determinati giochi. Se non è così, non puoi giocare a determinati giochi, ma giocare ad altri giochi adatti alla tua età, per esempio, in questo contesto. Quindi i cicli e le condizioni, dei cicli invece sono iterativi, quindi facciamo un esempio di un array che usi nella table view. Infatti un ciclo è un ciclo che si ripete n volte, un ciclo for e ciclo while, ciclo do while e repeat while, poi li vediamo anche quelli. Poi i metodi e le funzioni come le funzioni tradizionali in C, che ci sono anche qui, importando delle librerie già integrate tipo nel foundation di qua e di là. Poi ti farò vedere anche come trovare tutte quelle librerie, tipo la classica libreria string stdio.h l'IO, cioè input e output, quindi tastiera, schermo, quello che vedi, quello che dai come input, base di informatica, comunque per farti un esempio. E i metodi applicati nel mondo reale, metodi tipo le action, tipo, scusate se ripeto sempre tipo, comunque tu hai qui cosa? Hai per esempio una funzione per una semplice funzione. Può essere, io vado qui e schiacciare un bottone nell'applicazione e quel bottone cosa ti fa? Ti riproduce un file audio. Quel bottone, che a sua volta è un'azione, una target action, alla sua volta c'è un action, quindi add action, poi lo vedrai a seguire nei video, tocchi e ti riproduce il file audio. Ecco, dietro c'è un action che tu hai creato appositamente per far sì che riproduca quel determinato audio. O in un gioco, per esempio un gioco che sto facendo, molto carino, ve lo consiglio, poi ve lo farò vedere in anteprima, prima che venga rilasciato, speciale per voi. È un gioco di palline che tu sei semplicemente il player. Poi potrai giocare anche in multiplayer, ma tu sei qua. Il telefono spara delle palline e delle palline ti vanno contro. Delle palline o tipo degli enemy, proprio chiamati così, sono degli enemy che ti vanno addosso, cioè ti vanno contro. Immagina, questo è dove si trova tu, dovunque tu ti trovi, loro ti seguiranno e ti andranno addosso. E tu cosa devi fare? Sparare palline. Ecco, o in multiplayer, quindi tu, a differenza degli enemy che sono le palline, o l'idea che spari sempre gli enemy, o tipo, sì, ci sono degli enemy, uno, che colpì due, tipo due enemy, cioè uno per questo host e uno per l'altro host, che è il multiplayer. O se no, tu semplicemente spari all'altro nemico e chi fa più kill vince. Un gioco multiplayer a livello ampio, cioè più giocatori ci sono fino a un certo limite, poi puoi giocare in multiplayer e divertirti. Ve lo consiglio questo gioco perché è molto bello, però non vi anticipo nient'altro, vi ho già detto tutto. A prescindere da questo, questo sarà un bellissimo gioco dal mio punto di vista e quindi aspettate di vedere il video in anteprima, che farò la dimostrazione. Dopodiché, tornando a tutto ciò, l'esempio dei metodi che ho fatto, poi le strutture, come dire anche della classe, cose, strutture, enumerazioni, tuple, e anche questi, tipo un'enumerazione per i giochi, anche per il gioco che sto facendo, sono le collision category, che sono dei valori che servono per il gioco, o una struttura per esempio per creare nome, cognome. La differenza tra strutture ed enumerazioni, tipo la struttura, a differenza di una classe, è che la classe ti deve creare tu var nome, tipo per creare la classe persona var nome, cognome, var nome, cognome e tutto il resto, tipo var nome, cognome, età e ruolo, insomma così. Quindi Tim Cook, Apple CEO, e la sua età e tutto il resto. Solo che tu devi crearti tu da solo il metodo inizializzatore. Cos'è l'inizializzatore? Quando tu chiami la classe persona,
tu apri la parentesi tonda, adesso te la dico così, ma poi lo vedrai in un tutorial specifico, nel prossimo tutorial, in poche parole, e tu chiami quell'oggetto, che è la classe persona, quindi quella persona, quell'oggetto, e però tu l'hai fatto da solo l'init. Mentre con una struttura te lo fai in automatico. E quella è la differenza, una delle differenze soprattutto è quella. Ovviamente ognuno ha i suoi pro e contro e determinati usi che ne puoi fare a determinati tra classi, strutture, eccetera. Poi i thread sono i processi, in poche parole servono, fatti un esempio che ho usato in un'applicazione e come anche usare in molte applicazioni, c'hai tante cose che sono su determinate. Stai facendo tante cose in questa applicazione, in un'applicazione, e per evitare che l'applicazione laghi o dia problemi, rallenti la UI, la user interface, e dia una bad UX, cioè una brutta, a prescindere che comunque è brutto, avere un'interfaccia UX per user esperienza utente che diventa no, che non piaccia. E a prescindere non solo per quello, perché ci sono anche applicazioni, o anche perché non aggiornate, o anche perché non hanno implementato proprio il dispatch queue, proprio i thread, permettono in questo caso anche di caricare in un altro thread, in modo asincrono, programmazione concorrente si chiama, caricare in un thread, nella coda, in una main queue, caricare quindi in un thread alternativo, che cosa carichi? Carichi quell'altro che ti serve per evitare di rallentare l'interfaccia utente in una determinata cosa. Poi le closure e i delegati. Le closure sono delle funzioni senza nome. E poi lo vedrai, non ti sto a dire altro perché se non sei abbastanza pronto con Swift o non mangi abbastanza Swift, tra virgolette, comunque non riesci a. Te lo spiego comunque. Sono comunque delle funzioni tipo func say hi to. Se hai parametri, nome, cognome e basta, e ti restituisce ciao, comunque ti restituisce hello mister, nome, cognome, eccetera, eccetera, che sono i parametri presi, quindi quando chiami la funzione ti chiama, tu chiami say hi e tu metti nome, come input tu metti il nome, come stringa, il cognome, e ti dirà hi mister Tim Cook, ecco. La closure è una funzione senza nome, dove tu, un esempio, te lo farò vedere nel codice, che è meglio, poi delegati, come abbiamo visto in un altro tutorial, non in Swift, ma in iOS, quando l'utente deve nascondere la tastiera nel campo di testo del text field, nel primo tutorial che ho fatto che è Hello World, un campo di testo, una label che mostra il testo, il text field che prende di input il valore, poi ti appare la tastiera. Bene, se tu schiacci la tastiera done, go, quello che tu vuoi mettere sotto, eccetera, non ti va via. Ecco, hai dimenticato di aggiungere il delegate, che è H protocolli, in poche parole. Comunque ti permettono di fare determinate cose. Quindi, se tu non chiami il delegato del text field, non puoi fare determinate cose, tipo nascondere la tastiera, sapere quando un utente. Per esempio, sapere quando un utente sta scrivendo. Quindi se tu sai sta scrivendo o anche che cosa sta scrivendo, in base con il metodo did change text, una cosa così, comunque con quel metodo del delegato specifico del text field, puoi fare quelle determinate cose, uguale per il text view, che comunque è tipo un text field, però grande, quindi occupa più testo, mentre il text field è proprio un campo singolo, non puoi scrivere testo su più righe. Ok, e poi le famose estensioni, una delle importanti novità e molto utili di Swift sono le estensioni, dare più funzionalità a qualcosa. Tipo, un esempio può essere estendo la classe persona, non so. Estendo la classe persona e gli aggiungo un metodo in più. O per esempio, facciamo un altro esempio. Un esempio può essere la localizzazione. Un esempio anche che ho sfruttato, uno dei tanti esempi, una delle cose che ho sfruttato è le estensioni. Estendo tipo la sintassi è extension, spazio, anche il tipo o la classe, l'oggetto, eccetera, tipo extension,
spazio il tipo, quindi string, stendo il tipo string, sì, giusto, extension spazio string, quindi il tipo in quel caso, poi apro e chiuso le graffe e all'interno ci metto tipo un metodo, una funzione, ci metto un metodo che è localize. E quindi al suo interno cosa faccio? Alla funzione localize gli passo il nome, faccio la funzione localize anche senza parametri, in poche parole, dentro localize che ritrostituisce una stringa, e quella stringa cos'è? Non è altro che se stesso localizzato, quindi ritorna una stringa, ritorna anche lì, ritorna un metodo che si chiama nslocalizable string, che non è altro che la localizzazione di un file. Quindi la sintassi è quando la chiami dentro il viewDidLoad, dovunque lo chiami, tu chiami la stringa, quindi tu stai aggiungendo una stringa tipo label.te, tipo la label nome.text è uguale a che cosa? La stringa, quindi tra i doppi apici ci metti la stringa, tipo ci metti proprio la chiave che hai dato dentro un altro file, comunque non ti sto a spiegare di più, che è un file che lo chiami localizable.string. E da lì lo localizzi, comunque anche quello te lo spiegherò in un altro tutorial per non divulgarci, per non perdere tempo qua. E basta, tu chiami la stringa e la localizzi, tu gli metti la chiave, proprio la chiave, e punto localize, cioè aperto, appena chiuso l'ultimo dei due apici, quindi non so, name, tipo la label, appunto, nel caso ho fatto la label tipo una. Perché lì stampa il nome, ma comunque una label, tipo il campo di testo ti è scritto tocca per inserire bene, tu vai nel field nome.text uguale alla stringa, oh, scusate, field nome punto placeholder, che è placeholder, non è il testo, in quel caso è il testo, lo mette l'utente di input, mentre il placeholder lo metti tu, ma almeno lo fai vedere all'utente, quindi tipo tocca per inserire, così lo localizzi, italiano, inglese, tutte le lingue che devi localizzarlo. E una volta fatto ciò, fai quindi field nome.text uguale alla stringa, quindi tra i doppi apici ci metti tipo una stringa che identifica il tocca per inserire, tipo tap to insert, tap to insert TTI per esempio, o t underscore i, come vuoi, comunque come tu sei comodo, quelle sono anche cause tue, in senso a comodità tua. Io ti faccio un esempio, TTI, tap to insert, e fuori, subito fuori dalla stringa ci metti punto, come dot, con la dot notation, punto localize, e te lo suggerirà, perché tu hai esteso, hai aggiunto un'estensione al tipo stringa. Una volta ciò, quindi localize, quindi quando eseguirai l'applicazione fai build and run, command più R da tastiera, cosa vedrai? Il testo localizzato in tutte le lingue che tu avrai aggiunto, ovviamente. Ok, dopodiché questo è l'IDE che andrai a utilizzare, come già visto anche nelle playlist dedicate al mondo della programmazione iOS, se l'hai viste, o comunque in generale questo è l'IDE che andrai a utilizzare per sia creare progetti, noi utilizzeremo questo che è Playground, ed è definito il parco giochi per i programmatori, cioè io l'ho chiamato sempre parco giochi per i programmatori, come un parco giochi reali, infatti anche le immagini, come tu cerchi Playground sull'App Store, su Google, o sull'Apple Store dell'Apple, allora Apple Suite Playgrounds, eccolo qua, che c'è anche l'applicazione per iPad, da non dimenticare, ecco qua. Tu su iPad, ovviamente non puoi programmare, cioè anche su iPad puoi fare tantissime cose, tipo comandare droni, giocattoli, di più. È proprio un parco giochi per programmatori. È una cosa bellissima, ecco qui vedi cosa puoi integrare. Già da tempo puoi integrare tante cose, dispositivi, IoT. Tanti dispositivi per integrare, guarda anche qui modi semplici per modificare il proprio iPad, tutta la libreria degli oggetti, puoi aggiungere immagini, altri file o i file tuoi che hai già aggiunto, e aggiungere
i snippet qua, quindi let, var, for, bla bla bla, e tanto altro ancora. E ti puoi sbizzarrire al 100%, te lo posso assicurare. Qua ti fa vedere esempi, comandi, funzioni, loops, bla bla bla. Torniamo qua e quindi avete un'infinità, un'infinitesima, avete un sacco di possibilità. Ok, prima di chiudere qua voglio farvi vedere alcune cose. Questo tutorial non è un tutorial comunque, ma è un'introduzione al mondo della programmazione Swift. Questo qua che vedete qua è il sito di Apple dedicato al linguaggio di programmazione Swift, che è swift.org, vi lascerò il link in descrizione. Qui troverete tutto quello che riguarda il linguaggio di programmazione Swift. Quindi l'About, che è un linguaggio di programmazione sicuro, veloce, espressivo, moderno, potente e soprattutto interattivo, come e perché? Perché l'esempio di Playground, Swift Playground. Qui troverete tutte le features del linguaggio di programmazione Swift, perché è sicuro, come visto qua, è sicuro e molto ovviamente è sicuro il perché di tutto ciò. Sicuro e pulito, è veloce a differenza di linguaggi come C, C++, ma anche Python, come avevano fatto gli esempi. Poi vi lascerò qui un video di quando facevano sia quella cosa carina che dicevano Objective-C without legacy of C, cioè linguaggio di programmazione senza la C, cioè Swift. È molto carino. A me è piaciuta molto quella parte lì, ed era alla World Wide Web Conference 2014, quando proprio è stato rilasciato il linguaggio di programmazione Swift. Poi espressivo e tanto altro. Poi tra tutte queste cose qui, come vedete qui, le feature di Swift sono tipo le closure unificate con funzioni appuntatori di funzioni, tuple e valori funzioni con più valori ritornati, generics, iterazione tramite range e collezioni veloce e coincisa. Strutture, metodi, estensioni, protocolli, controlli del flusso avanzati, do, guard, defer, repeat. Poi qui ci avviciniamo anche a un altro argomento che è pattern matching. Lo vedremo anche quello più avanti. Ma qui potete trovare il blog, quindi tutto il blog su tutte le novità di Swift. Tipo questo è il giorno tra settembre, 26 settembre 2018. Qui la rilascio di 5 perché la prossima versione di Swift sarà la 5 e vedremo come si è detta. La versione 4, quella che stiamo utilizzando adesso, è stata rilasciata il 17 settembre 2018, mentre la versione 5 verrà rilasciata di sicuro alla Worldwide Developer Conference 2019. E poi tante altre cose, e qui troverete tanto 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 qui sorgente del linguaggio di programmazione Swift, perché il 3 dicembre del 2015 è stato rilasciato, è stato ufficialmente dichiarato Swift, come vedete anche in un mio articolo. Poi troverete anche montato in giro. Swift è ufficialmente open source proprio il 3 dicembre del 2015, ed è qui che il linguaggio di programmazione è stato Swift. Questo è proprio dove trovate sia tutto quello che riguarda Swift, e poi c'è anche questo link, che è la Swift Evolution, che poi, se andate su GitHub, infatti si abbrevia SE trattino e tutte le versioni della Swift Evolution, dell'evoluzione di Swift. Vedete qua su GitHub, anche questo vi lascio il link in descrizione, troverete tutto, e quindi i famosi se, come vi ho detto. Quindi se andiamo su il commit, no, non il commit, ma qui tutti i commit che sono stati fatti. Ma se andiamo su tutte le evoluzioni di Swift, trovate tutte le evoluzioni di Swift. Non so, andiamo qui, Swift Evolution, apple.github.io. Ecco, qui trovate tutte le richieste, sia in review attiva, accettate, rifiutate, implementate, tanto altro, che ti dicono a meno che Swift. Qui puoi filtrare per tutti gli stati, quindi ecco qui in attesa di review, cioè in attesa per essere visionata, programmata per la review, attiva per la review, accettata, implementata, ritorno alla revisione, tanto altro ancora, rifiutata, eccetera, eccetera. Sempre sul sito qua, anche questo lo lascio in descrizione, alle fonti.
Poi un altro sito che ovviamente assolutamente da consultare è questo, cioè il sito ufficiale e la documentazione ufficiale. Questo, poi vi lascio in descrizione il link là, è developer.apple.com e qui troverai tutto. Troverai inizialmente, questa si aggiorna e qui adesso sono i best of 2018 e troverai tutte le migliori app del 2018, in questo caso sei nella home di developer.apple.com. Come rilascio del nuovo iPad, apps for iPad, il nuovissimo iPad, app per iPhone, come sviluppare app di prossimo livello, di generazione futura, ecco, app per Apple Watch. Poi questa è una nuova sezione che è uscita, le organizzazioni per come Apple, il camp, quindi un camp dedicato agli entrepreneur, cioè ad aziende dove è specialmente organizzazioni fondate e dedicate principalmente alle donne, quindi tutto specialmente per le donne ed è una bella iniziativa. Se tu vai qui e sei tipo, non so, un CEO o qualsiasi cosa, un capo di un'azienda, come vedi qui, tu puoi proporre tu e la tua azienda e offrire questo accesso qui e avere tutte le risorse, tutte le view. Tu vai qua e ti applichi per essere eligible e meno per richiedere un'eleggibilità a riguardo del processo di applicazione per entrare a fare il campo dell'Apple Entrepreneur Camp. Quindi tutto qui. Poi c'è comunque la sezione Discover, che è la sezione dove trovi qui le piattaforme, quindi macOS, iOS, watchOS, tvOS e il programma. E il programma di iscrizione, anche quello ti farà un tutorial dedicato e speciale, cioè un tutorial dettagliato e unico a come how to enroll, come entrare a far parte della prima program. Ti spiegherò tutto come entrare a far parte di Apple. Qui trovi tante cose, tipo come distribuire la tua app in ampia gamma mondiale, cioè worldwide, a livello mondiale. Più ampio è il target che tu vuoi distribuire la tua app, quindi non solo un'applicazione che vuoi fare solo per l'Italia o solo per wow là, ma worldwide, come io ho molte app, anzi tutte le app le faccio worldwide e soprattutto non solo italiano ma anche inglese, anzi molte delle quali le faccio solo inglese, meglio solo in inglese che italiano. Perché? Perché il mercato, l'app store americano, soprattutto quello che domina in discorso, a seguire il cinese e poi tanti altri, ma principalmente l'americano, come si sa. E qui trovi tutto l'SDK, ottieni l'ultima beta, il software development kit, quindi Xcode con tutti i framework, tutto di più, test flight, testare le tue applicazioni con oltre fino a 10.000 tester esterni utilizzando la loro mail, il loro indirizzo mail o condividendo un link a livello pubblico, quindi sul tuo sito, sui social, dove che tu vuoi. Le app analytics, cioè tu monitori tutto quello che puoi sapere, come si fa a sapere esattamente se questo tu monitorare. In poche parole, non principalmente tu sai questo se uno vuole o meno quando l'utente configura il suo iPhone o il suo iPad o qualsiasi dispositivo Apple, c'è l'opzione sulla privacy, sia se vuoi condividere i dati con Apple e con gli sviluppatori. Dopo ci chiede anche per gli sviluppatori. Quando uno accetta quello, di conseguenza lo sviluppatore può sapere o meno tutti questi dati qua. Poi ci sono altre cose, Enterprise Program, che è dedicato ad aziende di un certo ampio, di un certo rango, di un certo numero di dipendenti. Ci sono tre tipi di iscrizioni, c'è l'individual, c'è il company, che sono più o meno assieme, ognuno ha suoi pro e contro, e a differenza che l'enterprise c'ha dei bei contro dal mio punto di vista, poi lo vedremo più avanti, nell'enterprise program, cioè ci sono questi, individual, company ed enterprise program, individual singola entità, singola persona, quindi nome è del tuo bando, l'ID sarà com, punto, mio nome e cognome, o mio nome come vuoi tu, punto, però dovrà essere comunque tuo nome e cognome, non seguite proprio la forma esatta, può essere cognome e nome come vuoi, ma non com, punto, nome della mia azienda, com, punto,
ma è solo un nome, appunto, mentre company e enterprise potrai farai con, appunto, il nome della mia azienda, punto. E poi andiamo a fare i program dedicato agli accessori e dispositivi, quindi proprio sviluppi a livello hardware anche, cioè sviluppi per far sì che la tua applicazione interagisca con dei dispositivi. Quindi crei, non so, un dispositivo hardware e poi puoi far sì che interagisca, tipo un esempio, puoi fare un'applicazione che interagisca con le luci, e tanto altro. Torniamo su, poi abbiamo il develop, no, si è dimenticato, il design, scusate, e qui c'è tutte le linee guida per guardare i video, leggere le linee guida, scaricare le risorse per il marketing. Quindi tu vuoi entrare nella pubblicità, nel tuo sito, di qua di là, c'è tutte le risorse specifiche. E Human Interface Guideline ti spiega come vuole Apple che siano fatte, ma non solo ed esclusivamente per loro, ma soprattutto le guida sono anche cose che se tu fai un'app che mostra contenuti indebiti, illeciti, e tu metti che l'applicazione va bene per tutte le età, non è una cosa giusta. E soprattutto vieni bannato subito, o non appena lo scoprono. Quindi, per esempio, fai un'applicazione che mostra dei contenuti illeciti e poi tu metti disponibili per tutti, quindi non stai a badare che è una dedicata, specialmente per 18 anni giù di lì o in su, ovviamente vieni bannato. O anche in determinati territori, tipo la Cina, ha molte limitazioni in certe cose, o anche altri posti nel mondo, e quindi ci sono certe linee guida da rispettare rispetto all'app dove la distribuisci, cosa mostra e se mostra delle cose che in realtà non mostra, tutte delle cose che ti permettono, ti danno dei pro e dei contro, perché tu poi molte volte potrai rischiare anche, soprattutto se rischi che ti venga chiuso il profilo, non è una bella cosa, quindi te lo sconsiglio vivamente. E poi c'è la sezione Announcing This Year's Winner per l'Apple Design Awards, e qui troverete tutti i vincitori. Poi vedete tutte le sessioni, tutorial, rende un'app accessibile, quindi per persone tipo ipovedenti o ciechi, e persone che richiedono una, che sono che persone disabili, in poche parole, poi cioè disabili, quindi che hanno una certa disabilità, certa disabilità. Poi costruire l'app a livello mondiale, quindi localizzare in più lingue meglio è, il marketing per le tue risorse e progettare per gli accessori. Poi c'è la sezione develop, qui troverai Xcode, quindi serve tutto sul leader, che è questo qua, Xcode, e trovi tutto, questo simulatore, questo è l'editor, questa è la struttura con tutte il progetto, tutto il progetto e tanto altro. È la versione dark di Xcode, da quando c'è Quest for Cave, poi molto altro. E tutto qui trovi qua, puoi scaricarlo anche da qui. Poi tornando indietro c'è Swift, che abbiamo visto in precedenza, Test Flight per testare, documentation, cioè documentazione, che trovi tutto, gli app frameworks, quindi per Apple TV, UIKit, WatchKit per Apple Watch, il framework UIKit non è altro che il framework per l'iPhone, l'iPad, l'iPod e in generale la User Interface Kit. Questo è Apple TV User Interface Kit, e poi molte altre, TV Markup Language Kit, JS, cioè JavaScript, come questo TV Markup Language Kit, il kit per, come dire, non so, HTML, proprio un linguaggio di marcatura come l'HTML, però su TV, le risorse bundle, l'app kit per macOS, Swift, TVML, Foundation. Poi graphics and games, quindi è a kit, come un tutorial che ho già fatto. Poi c'è un altro tutorial, ma non dirò niente per non dire altro, cioè per non anticipare sneak peek, nulla. PDF Kit, molto utile per PDF, Shin Kit, Spy Kit per i giochi, Replay Kit per integrare le registrazioni dei giochi e tanto altro ancora, Game Kit, accessori come Gameplay Kit per la logica del gioco, Model IO, OpenGLS, grafica che viene sostituita principalmente, nuovo e migliore è Metal Kit,
tanto altro ancora, servizi per l'app, quindi i contatti, supporto pubblicità, business chat, novità di iOS 11, poi ClassKit, anche quello migliorato ormai per, dedicato principalmente alla classe, quindi tu fai l'applicazione per la tua scuola o anche per altre scuole e via dicendo. Poi abbiamo speech, social, cioè tante robe, anche CloudKit volevo sottolineare. Qui CloudKit, per il database, le notifiche, eccetera, e poi tanto altro, API per poi Apple News, l'audio, la produzione audio. Qui hai tutto quello che ti serve, non mi soffermo di più, già ho fatto un video abbastanza lungo, ma è giusto che tutte le cose siano chiare, questo è un video introduttivo, come detto. Poi c'è distribuire, cioè distribuire la tua applicazione, quindi spiego qui, come ho detto prima, reach customer worldwide, consiglio. E poi tanto altro, come scrivere app, una membership, tutte le piattaforme, che questo un tempo non era così, ma abbiamo un tempo fa, ancora ai tempi di Objective-C, e poi immagini di supporto e c'è tutte le informazioni per te. E poi un'altra cosa prima di concludere. Ti consiglio, se vuoi, se mastichi bene l'inglese, questo sito. Ovviamente non con la, cioè sono iscritto, ma non sono uno che scrive articoli per questo sito, ma te lo consiglio vivamente. È in inglese, come detto, ma è un ottimo sito, anzi, dal mio punto di vista è anche uno dei migliori siti di programmazione che ci siano su internet, con video tutorial, fa anche conferenze, fa libri, creano libri, cioè di tutto e di più. Anche io ho acquistato libri qua, ho fatto, a volte avevo fatto l'iscrizione, cioè è molto bello, cioè apprenderai molto con questo sito, non che con i miei tutorial. E quindi qua trovi tutto. Questo sito è già cambiato dall'anno scorso, è cambiato, e come vedi questa è la grafica, se vai a vedere questo sito molto tempo fa è diverso, ma è ottimo questo sito. Comunque qui c'hai questa sezione esplora, quindi i tuoi interessi, quindi già quello che ti piace. C'è la sezione iOS e Swift, che è quello dove è nato principalmente questo sito, poi seguire nato Android e Kotlin, poi Unity, che sono in beta, Unreal Engine, per sviluppo di giochi e tanto altro. Poi c'è il Paths, che sono i percorsi che tu stai seguendo. Poi c'è lo store, ti faccio vedere anche qui i libri che ci sono, i manuali. Questi manuali, c'è cioè iOS Apprentice, quindi apprendere Swift a livello, tutto quello che devi apprendere proprio per i beginners, o proprio per i base. Poi video subscription, paghi 14,99 dollari, 14,99, 14,99 al mese di dollari. E qua iOS, Swift, il linguaggio qua, stesso, Android, Kotlin, quindi Android, poi con l'IDE, questo qua. Android con Android Studio e Swift Kotlin, scusa, Kotlin con IntelliJ IDEA, come dire, Xcode con Playground per Swift quando devi apprendere il linguaggio in sé. E poi c'è Advanced Android Architecture, come lo stesso c'è su iOS, Advanced iOS Architecture, concetti già più avanzati, le coroutines di Kotlin, Machine Learning by Tutorials, quindi quello che riguarda l'apprendimento automatico, creare modelli, un esempio, un'applicazione ad esempio che poi anche ti farò è Hot Dog o Not Hot Dog o qualcos'altro, ci metteremo per far sì che quell'applicazione riconosca o meno è un hot dog, bene, o se non lo è ti dice non è un hot dog. Semplice base, ma è un buon inizio, un buon punto di partenza. Poi abbiamo push notification, giochi, Unity, AR, VR. Poi abbiamo Metal, anche quello come OpenGLS, ma Metal ultimamente poi c'è, cioè Metal, l'ultima versione è la 2, per giochi e grafica complessa. Infatti lì poi c'è anche il linguaggio C++, C++. Poi ci sono data structure and algorithms, design patterns, database core data, iOS Animation, le animazioni, Advanced Apple Debugging e Reverse Engineering, sviluppare per la realtà aumentata, Vapor, Server Side, quindi Vapor come esempio, Kitura, Vapor, Server Side Vapor,
Programmazione reattiva, anche qui con i database. Unity, creare giochi, starter kit per un gruppo di giochi bidimensionali, sviluppo giochi bidimensionali, tridimensionali per l'Apple Watch, TV e tanto altro, e anche i vecchi video e tanto altro. Quindi questa è stata una piccola introduzione. Non programmerò questo video tutorial, ma, e anche tu non programmerai, ma è semplicemente un'introduzione. Quindi spero che questo video ti sia piaciuto e soprattutto che tu sia entrato nella nel, inizialmente sia entrato nella giusta strada di quello che tu vorrai apprendere. Quindi questo piccolo tutorial è solo un'introduzione, ma soprattutto ci vediamo in un prossimo tutorial dove tu affronterai proprio le basi del linguaggio Swift. Quindi che cosa dire di altro? Ci vediamo in un prossimo video, cioè ci vediamo nel prossimo video tutorial dove affronterai proprio la linea generale delle basi del linguaggio di programmazione in Swift. Quindi, ciao, ricordati di mettere un bel pollicione in su e di commentare. Di iscriverti. Ok, grazie e alla prossima.